Ciao a tutti, come potete sentire la mia voce non è migliorata granché, ma non posso assolutamente rimandare la registrazione di questo video perché altrimenti non so quando potrei farvelo. E poi tra l'altro devo parlare così tanto oggi che o mi torna o la perdo definitivamente. Allora, come avete visto dal titolo, oggi ci inoltriamo tra i miei prodotti preferiti di make-up di tutto il 2019. Ho deciso di dividere il video in due per argomenti. Oggi vi parlerò dei miei prodotti preferiti per quanto riguarda viso e labbra e nella prossima parte del video vedrete a breve i miei prodotti preferiti occhi e unghie. Così ho voluto mischiare un po' gli argomenti giusto per non annoiarci troppo. Allora, alcune premesse d'obbligo. Dunque, ovviamente questi sono i preferiti dei preferiti, per cui se tra questi prodotti non vedrete alcune cose di cui vi ho parlato nel corso dell'anno, è semplicemente perché ho dovuto per forza di cose estrapolare quello che per me è il top del top, per il mio modo di truccarmi, per i miei gusti, eccetera, ovviamente. Altra premessa che faccio soprattutto a chi guarda tutti i miei video e a chi mi segue costantemente con amore e vi ringrazio da tanto tempo. Ovviamente mi ripeterò, se si tratta dei miei preferiti dei preferiti, non ci saranno novità, quindi vi chiedo scusa se vi annoierete, cercherò di dire due parole per ogni prodotto perché non tutti guardano tutti i miei video, perché magari qualcuno arriva ora e non ha mai sentito parlare di alcune di queste cose, quindi due parole, due di numero, dovrò dirle per un po' per tutto quello di cui vi parlerò oggi. Spero che non vi annoiate troppo. Anzi, vi do un suggerimento, facciamo un gioco, provate voi che mi seguite sempre a indovinare di cosa vi parlerò e poi magari fatemi sapere qua sotto quanto avete indovinato dei prodotti di cui vi parlerò. Altra cosa, per non ripetermi nel corso del video, è ovvio che io consideri tutti questi prodotti di ottima qualità e che mi piacciono tantissimo. Non ho intenzione, spero di non dire continuamente nel video che il prodotto è di ottima qualità, che è bellissimo, che mi piace tantissimo. Spero di usare meno superlativi possibili. Sappiate che è ovvio che qui davanti a me ho quello che mi piace di più in assoluto. Non ho intenzione di ripetervi nel corso del video di guardare l'info box per eventualmente dei link a video che magari trattavano di alcuni di questi argomenti nello specifico. Quindi andate comunque sotto a guardare perché non ve lo dirò nel corso del video, ma se in fase di editing mi renderò conto che di alcune cose ho realizzato dei video specifici, di quelli che mi ricordo vi lascerò sotto l'elenco in modo che se volete approfondire potete trovare tutto lì. Anche questo cercherò di non ripeterlo nel video. Ultima cosa, questo non è uno di quei video preferiti dove vi tiro fuori un prodotto a categoria, semplicemente perché io non, lo sapete bene, io non ho un modo di truccarmi standard, per cui io mi trucco l'80%, il 90% delle volte in un determinato modo e poi esploro nel restante 10%. Io cambio trucchi tutti i giorni, a parte alcuni che sono sempre gli stessi, a cui sono fedelissima, ma specialmente i trucchi colorati li cambio, giro costantemente. Quindi di prodotti ce ne saranno tanti, ma perché ne uso effettivamente tanti e se mi seguite lo sapete bene. Detto ciò, questa premessa non la farò nella seconda parte del video. Partiamo, io mi sono presa tutti gli appunti che seguirò in maniera pedissequa perché altrimenti mi perderò. Qua davanti ho il mondo intero, quindi partiamo dalla base e dunque dal primer. Il primer che ho utilizzato di più nel corso di quest'anno è il Primerizer di Smashbox, un primer che sta a metà tra il make-up e la skincare. È un primer abbastanza fluido, molto leggero e idratante, che fa una bellissima base per il make-up. Abbastanza idratante, ma non troppo da essere pesante anche su pelli miste. Ottimo prodotto che continuerò ad utilizzare molto, molto volentieri. Il fondotinta scoperta dell'anno è ovviamente
Il nudissimo di Diego Dalla Palma che io ho, anzi avevo in colorazione 242N perché l'ho finito. L'ho preso dal cesto dei prodotti finiti perché è terminato. Non l'ho ricomprato solo perché ho altre cose e quando ho questo so che poi finisce che uso sempre solo questo. Ve ne ho parlato tutto l'anno, avete visto l'applicazione? È un fondotinta meraviglioso perché è sottile, leggero, ma molto coprente, estremamente duraturo nel tempo, fa una base fantastica da seconda pelle, ma con prestazioni da fondotinta più mascherone, diciamo. Ha un finish semi matte, estremamente naturale, una durata estrema e una gamma colori incredibile. Sono divisi per sottotono e è impossibile non trovare il colore giusto di questo fondotinta. Anche il packaging è stellare. Il fondotinta che sto usando di più ora, diciamo in sostituzione a questo, è un altro dei preferiti dell'anno ed è l'Infallible 24 ore Fresh Wear di L'Oréal. Io questo l'ho incominciato da poco, questa boccetta, ma nel corso dell'anno ne ho iniziata e terminata una, quindi ovviamente avendolo ricomprato non può che essere anche questo uno dei miei prodotti preferiti. Ha delle somiglianze con quello di Diego Dalla Palma, nel senso che anche questo è estremamente sottile, anche questo è coprente, un filino meno di questo, ma si può tranquillamente costruire. Anche questo è decisamente sottile, è il fondotinta che indosso oggi, forse leggermente più satinato, ha una buona durata, un pochino meno di questa. Diciamo che questo fondotinta è questo un po' meno, ecco. Quello che mi piace tantissimo è questa sensazione all'indosso, il fatto che si chiami Fresh Wear è proprio adatto come nome perché la sensazione è proprio quella di avere un prodotto fresco che non infastidisce nel corso del tempo. Ovviamente rispetto a questo il vantaggio è il prezzo, anche se in realtà non c'è tutta questa gran differenza perché il Diego Dalla Palma costa intorno ai 35 euro e questo intorno ai 20 a seconda di dove lo trovate e ovviamente c'è meno scelta di colorazioni, ma sono due fondotinta ottimi. Una scoperta, e non posso non citarvela, anche se è un fondotinta che ho usato meno rispetto agli altri due, è questo fondotinta di Physicians Formula, il The Healthy Foundation SPF 20 che io ho in colorazione LN3. Perché ve lo cito? Perché questo è una tipologia di fondotinta a cui mi sono avvicinata solo nel 2019. È un fondotinta decisamente più leggero e meno coprente rispetto a quello che io normalmente utilizzo, ma questo mi piace tantissimo. Perché è sottilissimo e luminoso il giusto, non è un luminoso eccessivo per una pelle mista, è un luminoso perfetto da pelle sana, esattamente come dice il nome. Anche questo ha una buona durata, ha un packaging anche questo bellissimo, nonostante sia un prodotto medio costo, diciamo. E mi sono trovata veramente bene. Questa per me è stata davvero una scoperta dell'anno. Proprio non solo questo fondotinta, ma proprio la tipologia di fondotinta che non avevo mai usato e a cui mi sto sempre più avvicinando, ovviamente, passando il tempo con l'età che avanza, i fondotinta leggeri e luminosi sono sinceramente molto più alleati della pelle rispetto ai fondotinta più pesanti. Non posso non citarvi anche il fondo in polvere di Puro Bio, ve ne ho parlato tantissimo, è un fondo stupendo che io uso anche nel quotidiano. I fondi in polvere li uso sempre d'estate, infatti ho usato anche quello di Kiko della collezione estiva che non ho più, ma che mi è piaciuto tantissimo. In generale i fondi di Kiko in polvere mi piacciono tanto, ma questo mi piace ancora di più. È ancora più fusionale con la pelle, è ancora più morbido, ancora più naturale. Lo adoro. Tra l'altro, in questo periodo in cui sono raffreddatissima, me lo porto anche con me perché davvero con la spugnetta mi vado a ritoccare solo dove mi soffio il naso, voglio il fondotinta ed è perfetto anche per questo utilizzo. Parliamo anche degli spray fissatori del trucco, due sono stati i miei preferiti dell'anno. Questo sicuramente è quello che ho usato di più, è infatti la seconda confezione che ho in uso ed è il Fix and Matte di MAC della linea Prep and Prime. È la versione matte del più famoso Fix Plus che io amo alla follia perché mattifica
come potrebbe fare una delle migliori ciprie, senza però l'effetto polveroso della cipria, mantiene la pelle mattificata senza togliere la naturale luminosità. Fantastico d'estate, ma bellissimo anche d'inverno perché appunto non toglie la luminosità alla pelle ed è eccezionale. Il prodotto sicuramente più fissativo per davvero del make-up che lo fa durare tantissimo è il celeberrimo All Nighter di Urban Decay. Questo è lo spray che vi fa durare il trucco tutta la vita, fino allo struccaggio, anche se ballate, anche se siete in giro per tanto tempo. Ottimo, ottimo davvero. Per quanto riguarda i correttori, anche qui andrò velocissima, nessuna novità. Allora, correttori di Astra, Long Stay Concealer. Io non ho usato altri correttori copriocchiaie, da che ho trovato questi. Io forse già li usavo anche l'anno scorso, forse erano già nei preferiti del 2018, non mi ricordo. Sta di fatto che io da questi non mi stacco mai. Ne ho qui due perché questo è finito e va nei prodotti finiti, ne avrò finiti almeno 6, credo. Questo è quello nuovo appena aperto. La colorazione è la 03, una colorazione perfetta per me, non troppo chiara. È una colorazione che va veramente a neutralizzarmi le occhiaie. È idratante, non secca affatto la pelle, lo consiglio anche a pelli molto secche, ma nello stesso tempo si fissa benissimo, non va nelle pieghe e dura tutto il giorno. Ha un costo veramente, veramente irrisorio. È fantastico, non smetterò mai di dirlo. Altro correttore scoperto e comprato e ricomprato, infatti questa è la seconda confezione, nel 2019 è l'Infallible Mordant Concealer di L'Oreal, che ha in colorazione 327 Cashmere. Questo è un prodotto decisamente più coprente, anche quello di Astra è molto coprente. Io ho le occhiaie, ce l'ho per davvero, è bella intensa. Ma questo è quasi full coverage, è più chiaro come colorazione rispetto a quello di Astra. Io lo uso per illuminare un pochino, per aumentare un po' la coprenza dell'Astra se ne ho proprio bisogno e sul viso. Questo è più secco, si fissa ancora di più alla pelle, quindi sul viso è perfetto. Da solo come copriocchiaia a me seccherebbe un po', ma mischiato a quello se serve è fenomenale. Quindi anche dei correttori vi ho già parlato. Parliamo delle ciprie, anche qui velocissimamente. Brighten Up di Essence, che non ho ancora capito se si trova ancora oppure no, o se è stata riformulata. Tant'è, io questa, la Banana Powder di Essence, la utilizzo da che è uscita in continuazione. Ho ancora tre confezioni da aprire. È questa cipria giallina, ma non troppo, direi quasi color crema. Io la utilizzo con la blender umida e faccio una sorta di soft baking. Questa più Astra mi hanno risolto il problema di occhiaie abbastanza pesanti e nello stesso tempo di contorno occhi secco. Mi trovo da Dio a un prezzo minuscolo. Non avrei mai pensato di arrivare a 44 anni a risolvere la questione occhiaie spendendo così poco e nessuno sta felice. Altro prodotto che uso sul contorno occhi è questo di Wet n Wild. Come vedete, si tratta della Contouring Palette Contour in colorazione Dulce de Leche. Il bronzer l'ho solo provato, ma non lo amo particolarmente. Questa parte è fantastica. Io uso questa cipria, che è morbidissima e quasi cremosa, per andare a illuminare a fine trucco e a pulire questa zona a fine trucco e la trovo meravigliosa. Ne ho un'altra che mi aspetta. Come vedete, i prodotti che amo, lo vedete, sono molto molto utilizzati. Passando ai prodotti, diciamo, colorati per il viso, partiamo dai bronzer, contouring e bronzing. Questo prodotto è quello che ho usato di più, sia per fare il contouring che per andare a scaldare un po' l'incarnato. È perfetto. Si tratta del Take Home the Bronze in colorazione Oliver di The Balm. Polveri di The Balm, sottili, sfumabili, scriventi, durature fantastiche. Il colore è meraviglioso, appunto, sia per scolpire che per scaldare. Uso sempre, ho sem usato sempre meno nel corso di quest'anno polveri troppo grigiate, troppo fredde. Mi pareva di andare un po'
a ingrigire tutto il volto, diciamo. Questo è un prodotto fantastico. E il bronzer per eccellenza per me, da quando l'ho comprato, praticamente non posso non usarlo tutti i giorni, è il butter bronzer al burro di Murumuro di Physicians Formula, prodotto famosissimo nel mondo. Questo è veramente il bronzer più burroso che esista sulla faccia della terra, leggermente satinato, scrivenza perfetta, ultra iper sfumabile. Io questo un po' lo utilizzo sempre, anche se uso altri bronzer, perché va veramente a regalarmi salute e luce al volto, luce naturale, perché è molto leggermente satinato. È un prodotto fenomenale, fantastico, che indosso anche oggi, nonostante io abbia utilizzato questa bellissima palettina di Revolution Eye Earth Makeup, che non posso non citarvi. Anche questa molto amata e molto utilizzata. Anche qui siamo di fronte a un bronzer dalla scrivenza media, molto sfumabile, colore perfetto, e ha un illuminante altrettanto bello, uno champagne, che non fa texture e lascia una luce naturale sottile. Indosso entrambi oggi. Ho questo a scolpire un po', il butter bronzer a scaldare e questo illuminante, e sono stra felice. Non posso però non citarvi una palette, l'unica palette veramente completa e splendida per il viso che io abbia mai provato nella vita, e si tratta della Decali Contour di Smashbox. Qui siamo di fronte davvero a una palette completa e perfetta per una sola faccia, come vi dico sempre. Spesso le palette viso, anche quelle che contengono tutti i prodotti che servono, hanno dei colori che non sempre stanno bene su un solo volto, o che la terra è troppo calda, o troppo scura, o troppo chiara, non lo so. Questa è semplicemente perfetta per la stessa faccia. Contouring, bronzer, polvere per illuminare, diciamo, la zona occhiaie opaca, blush, due illuminanti, è semplicemente fenomenale. Scrivente abbastanza, ma molto molto sfumabile. Anche gli illuminanti sono favolosi, sembrano luce naturale, una seconda pelle sul viso. E questa è l'unica palette viso completa che vi cito in questo video, perché è semplicemente fantastica. Altre palettine, che io uso di più come palette blush, diciamo, quindi non posso considerare complete, esattamente come non è completa questa, sono queste tre. Allora, questa è stata la mia ultima scoperta, diciamo, di Jouer. Ce l'ho da poco, ma non posso non mettervela qui, perché a parte che non è difficile farsi un'idea abbastanza immediata su come sono dei blush. Una volta che scrivono bene, si sfumano bene, durano e piace il colore, bastano due o tre volte per poter dire se una cosa è bella o no. E questo è un duo stupendo che merita la fama che ha. Le polveri sono sottili, facili da sfumare, bellissime sul viso. Questa è la colorazione rose gold, stupenda. Poi Smashbox di nuovo, qui parliamo della LA Lights Blush and Highlight Palette Culver City, Coral. Ed è questo trio di colori sul corallo, in cui abbiamo due blush opachi e corallo, belli intensi, bellissimi sul viso, molto sfumabili, che vivacizzano, sono stupendi in tutte le stagioni, e questo illuminante barra topper con cui creare veramente dei bellissimi effetti sul viso. Anche questa palettina che vi straconsiglio, come vi consiglio questa di The Balm, che contiene tre prodotti che in realtà vengono venduti anche singolarmente. Comodissimo averle in palette. E qui abbiamo due blush, questi due, e un bronzer. La palette si chiama Girls Gateway Trio e abbiamo Balm Springs e Balm Beach, che sono i due blush, e Balm Desert, che è il bronzer, che però è un filo rosato. Io a volte uso come bronzer, a volte lo uso come blush, a volte mischio i colori insieme. Cosa carina di queste palette di blush è proprio anche il fatto di poter miscelare i colori. Dunque, a questo punto vi ho parlato di palette viso bronzer, passiamo ai blush singoli. Allora, partiamo dalle conferme. Le mie due conferme assolute sono queste due di MAC, cioè questi due blush di MAC, uno più bello dell'altro. Il primo che ho avuto è stato Sunbask, che è uno Sheerton, ed è semplicemente bellissimo. Si tratta di un color
pesca che va un po' al terracotta dorato, leggermente venato di pagliuzze dorate che però non si vedono sul viso, danno solo molta luce ed è qualcosa di meraviglioso. Qualità ottima e sur che è spettacolare. Si tratta di un malva non troppo influenzato né dal rosa né dal marroncino, è semplicemente fantastico sul viso, specie sul viso pallido, diciamo, dell'inverno. Scusatemi, ma ho dimenticato di citarvi la polvere che uso di più come cipria su tutto il viso, ma è semplicemente la Sexy Mama di The Balm, che anche qui, come vedete, è molto molto amata. Stupenda perché fa il viso estremamente levigato, fissa, opacizza il giusto, ma lascia la naturale luminosità alla pelle. Bellissima cipria compatta. Torniamo ai blush, quindi conferme i due di MAC. Mamma mia, se lo rompevo! Altra meravigliosa conferma, il Clinique Cheek Pop Blush Pop in colorazione 01 Ginger Pop. Si tratta di un blush satinato spettacolare, bellissimo colore, bello acceso, ma con la giusta scrivenza, va a fare quasi un effetto liftato alla pelle, questa satinatura morbida, quasi cremosa. È un blush stupendo, anche questo estremamente durevole. E queste, diciamo, sono le conferme. Novità in campo low cost, i blush di Physicians Formula, che hanno le stesse caratteristiche di morbidezza, di setosità e di cremosità del bronzer. Io ne ho tre, questa è la colorazione che preferisco, è il Nude Silk. Si tratta di un nude molto molto chiaro, sono blush non poco pigmentati, ma proprio chiari come tonalità, quindi vanno bene a una pelle chiara. Questo è un nude perfetto, leggermente caldo, stupendo, meraviglioso, si fonde istantaneamente con la pelle. Altro splendido, splendida scoperta in campo low cost è questo blush di Rimmel, il Maxi Blush in colorazione 006 Exposed. È bellissimo. È il color nude malva rosato, ma veramente naturale, più bello che io abbia mai visto. Sta bene con tutti i trucchi, si fonde con la pelle, è veramente un prodotto fenomenale, stupendo. E altra scoperta low cost di Etude House, questo bellissimo, bellissimo blush ipervellutato, com'è che si chiamano questi? Lovely Cookie Blush, questo è in Honey Love, mi sembra. Comunque cercherò, se riesco, di scrivervi tutto sotto. Questo l'avevo scelto sul sito Yes Style ed è bellissimo. A parte il packaging stupendo, col suo puffettino che uso, e questo è il colore. Anche qui, mamma mia, metterci le dita dentro è meraviglia allo stato puro. Morbidissimo, ipernaturale, fusionale, stupendo, veramente veramente bello. Per quanto riguarda l'high cost, invece, le due scoperte che ho fatto sono assolutamente, primo fra tutti, questo blush di Clarins, che è quello che indosso, che deriva da un regalo che mi ha fatto Valentina. Non smetterò mai di ringraziarti perché è stupendo questo blush. Si chiama Jolie Blush e questo è il numero 02 Cheeky Pink. Io non lo definirei propriamente un rosa, è un colore abbastanza caldo, ma non troppo. Un rosa pescato splendido. Questi blush sono infusi con oli, per cui sono quasi idratanti sulla pelle, per cui non fanno affatto l'effetto polveroso sul viso, anzi, sono fenomenali. Questo è un colore perfetto per la mia tonalità di pelle, è veramente il colore perfetto. Ovvio che mi piacerebbe provarne altri, ma per ora mi trattengo. Poi, altra scoperta, questa è stata veramente una scoperta, perché proprio la tipologia di prodotto non è nelle mie corde normalmente, di Milk Makeup, questo blush cremoso in stick che si chiama Work. Ve ne ho parlato anche di recente, non avevo mai provato un prodotto di questo tipo che non mi mangiasse la base, che si sfumasse facilmente, che durasse a lungo. Lascia un effetto quasi lucidino, luminoso, ma non è appiccicoso, è stupendo. Riesco a metterlo sia direttamente sul fondotinta e poi con sopra la cipria, ma anche sulle polveri e lo sfumo molto molto facilmente. Prodotto fantastico.
Andiamo all'illuminante singolo. Io devo dire che di illuminanti singoli non ne ho tantissimi e li ho fatti girare tutti, quindi ho fatto fatica a tirar fuori dei veri preferiti. Ho tirato fuori, diciamo, le novità, quelle che mi hanno molto colpito, che sono entrate nella mia collezione quest'anno. Una sono queste goccine di Astra, le Luminous Drops, anche di queste vi ho parlato tantissimo. Mi hanno stupito tanto quanto mi ha stupito questo. Anche queste non sono una tipologia di prodotto che normalmente io utilizzo, invece mi sono trovata molto bene, praticamente per gli stessi motivi con cui mi sono trovata bene con questo. Ovvero non mi mangiano la base, si sfumano facilmente, si asciugano senza seccare, durano sul viso, non rovinano il trucco che ho, riesco a metterle sia sul fondotinta, sia sulle polveri, sia miscelate al fondotinta. Ottimo, ottimo prodotto. E questa è un'edizione limitata di Kiko, della Ocean Feel, l'highlighter 01 Golden Vibes. È un illuminante stupendo, meraviglioso. Cotto, di questo color champagne leggermente rosato, venato, bellissimo, l'ho strautilizzato quest'anno. Ve lo mostro anche se è un prodotto non in permanente, perché, come vi ho detto spesso, i prodotti cotti, le polveri viso cotte di Kiko, secondo me non hanno davvero nulla da invidiare a prodotti di prezzo molto molto più elevato. Se c'è una cosa per cui continua a valerne la pena per Kiko sono le polveri cotte, e Kiko le ripresenta in tutte le collezioni, sia per quanto riguarda i blush che gli illuminanti, i bronzer eccetera. Per cui questo probabilmente non lo troverete più, ma o verrà riprodotto uguale o molto simile sicuramente in altre collezioni. Voglio parlare anche delle sopracciglia per quanto riguarda la base viso, perché di fatto le considero tali. Anche qui nessuna novità, non ho esplorato nulla, esattamente come è stato per i correttori. Io quando mi trovo molto molto bene con dei prodotti base, diciamo, che non siano colorati, non vedo l'esigenza di cambiare. Allora, questa è l'Eyebrow Precision di Kiko numero 02, ve ne ho parlato fino allo svenimento. È una matita micromina perfetta, perfetta la scrivenza, la consistenza, ottima sia per ottenere risultati grafici molto costruiti, ma anche per ottenere risultati molto naturali, andando a disegnare pelo per pelo dove manca. E questo è il Make Me Brow, il gel di Essence, colorato. Non sempre ho usato il gel per le sopracciglia, quando l'ho usato ho usato questo. Ho finito una confezione, questa l'ho ricomprata da poco, è semplicemente perfetto. Tiene in piega le sopracciglia per tutto il tempo che l'ho indossate, va a fare anche un bel riempimento. Io che ho tante sopracciglia folte, nei giorni di trucco naturale posso utilizzare anche solo questo senza la matita. Per quanto riguarda i prodotti per la base, credo di aver terminato, fatemi controllare perché non si sa mai, ho talmente tante cose che potrei anche dimenticare facilmente qualcosa. No, credo di avervi detto tutto. Passiamo dunque alle labbra, cercherò di fare veloce. Partiamo dai rossetti in stick. Allora, in generale, il rossetto in stick classico è il mio prodotto labbra preferito. Io le labbra le trucco sempre, come trucco sempre tutto, quindi anche le labbra. In assoluto, i tre rossetti più belli che abbia comprato e utilizzato quest'anno sono questi di Nabla, quelli usciti nella collezione matte. Sapete che sono usciti questi rossetti, che sono tutti matte, ma hanno texture leggermente diverse. Io ne ho una per tipo e sono tutti stupendi. Il packaging è sensazionale, è molto molto pesante, molto lussuoso. Io sono certa al 100% che se qui anziché scritto Nabla ci fosse scritto Lisa Eldridge, per dire, sarebbe l'oggetto del desiderio a livello mondiale. Ma sono molto contenta che Nabla si stia diffondendo tanto anche all'estero, lo vedo sempre di più anche tra le YouTuber oltreoceano e mi fa tanto tanto piacere. Allora, il mio preferito è il Soft Touch, che è questo, ed è Allusive, è meraviglioso. I soft touch sono quasi vellutati, proprio come texture, come stesura, e questo è un colore secondo me inimitabile. È semplicemente perfetto, inutile che ve lo descriva, lo vedete, ma ve ne ho parlato anche tantissimo quest'anno. Questo
Quello che ho sulle labbra oggi è il mio secondo preferito ed è Lust, ed è un altro nude molto più chiaro, della versione più plastica sulle labbra. Guardate che meraviglia, scorrevolezza perfetta. Questo tipo di nude è diventato il mio nude preferito. Prima ero molto più su colori malva rosati, ora sono molto più su questi. Non è l'unico che ho sulle labbra oggi, per questo che non le vedete completamente matte. E questo è quello super matte, che somiglia molto di più ai retromatte di MAC, anche come scrivenza, è più duro, diciamo, però questo è Secret Love, ed è, no, Secret Season, scusate, ed è questo nude rossiccio intenso, quasi corallo, splendido. Sono tre rossetti fenomenali. Altra grande scoperta per me, perché non sono nuovi ma credo siano stati riformulati, sono i Dessert à l'Èvre di Neve. Io ne ho soltanto uno, Almond Cookie, ed è uno dei rossetti che ho usato di più e si vede quest'anno. È bellissimo, è un altro nude caldo, stupendo. Questi hanno un finish cremoso ma sono stabili sulle labbra e, come vedete, molto pigmentati, veramente bellissimi. Altri rossetti in stick che ho scoperto quest'anno sono i L'Oreal, mi piacciono tutti, ma diciamo che questo finish l'ho scoperto quest'anno, credo che sia uscito già anche l'anno scorso, mi pare, ma io li ho scoperti quest'anno. Si tratta dei Color Rich Shine, quindi quelli luminosi, effetto glossato, molto succoso sulle labbra. Questo è il numero 245, è un corallo estivo strepitoso. Guardate la meraviglia, hanno questo effetto gloss ma molto rilascio di colore e aderiscono molto bene alle labbra, stupendo. E quello che ho picchiettato, non l'ho messo su tutte le labbra, ma l'ho picchiettato sopra l'ast, ed è una cosa che faccio spesso col rossetto di cui vi parlo ora, è questo, ed è il numero 659. Che è un colore abbastanza particolare, guardate quanto l'ho usato. Si tratta di questo color caffè latte dorato che fa un effetto quasi metallico. Sopra, picchiettato sopra altri rossetti nude, è strepitoso, ma anche da solo è bello, magari con la matita, ecco. A proposito di matite, ve ne ho portate una soltanto ed è la Cappuccino di Neve. Io praticamente ho usato quasi solo ed esclusivamente pastello labbra di neve quest'anno, che hanno battuto nel mio cuore le creme Color Comfort di Kiko, che avevo sempre utilizzato di più gli anni precedenti. Comincio ad apprezzare di più queste perché sono morbide ma un po' meno rispetto a quelle, quindi permettono di contornare meglio le labbra, a mio avviso, ma comunque si fanno sfumare anche all'interno delle labbra. Questo è Cappuccino, che per i miei nuovi gusti di nude è diventata la matita perfetta. 9 volte su 10 io metto questa matita, è la seconda che ho e la adoro. Allora, andiamo ai grandi classici. La grande riscoperta per me dei rossetti MAC, ormai lo sapete, li amo alla follia. Sono tre nel bullet grande, quelli che ho usato di più quest'anno. Due sono nude e ce li ho da diverso tempo, e sono Mer e Velvet Teddy. Mer, che è un nude questo, un pochino più malva, classico diciamo, ma che va bene sempre. Questo ed è spettacolare. E Velvet Teddy, che è più nelle mie corde appunto ultimamente, perché ho questo gusto, diciamo, nude chiaro, caldo, è bellissimo, ma insomma non hanno bisogno di presentazioni. Un rossetto MAC che è entrato nella mia collezione più di recente quest'anno è Lady Danger, ed è il rosso più bello del mondo. È un rosso caldo, aranciato, meraviglioso, iperpigmentato, quasi fluo. È semplicemente favoloso. E quindi questo, diciamo, è il mio rossetto MAC preferito dell'anno tra le novità. E come sapete, ho adorato l'uscita delle mini taglie di MAC. Non vi faccio gli swatch, ma ve li ho fatti vedere milioni di volte ultimamente. Questo è Russian Red, bellissimo. Poi abbiamo Chili, altro rossetto fenomenale. Poi Twig, che è un nude malva,
meraviglioso, non troppo rosato e non troppo scuro, non troppo freddo, semplicemente perfetto, diva, spettacolo. E il telefono. Era suonato il telefono, comunque l'ultimo era Ruby U. Allora, è stato anche l'anno decisamente dei balsami labbra colorati, portati tantissimo nel quotidiano. Astra Juice Coral 06, mi viene la nausea pure a me a continuare le stesse cose. Bellissimo corallo, SPF 15, morbido sulle labbra ma non scivoloso, non fastidioso. E migliore ancora, Kiehl's, il Butter Stick Lip Treatment SPF 30 nella colorazione Naturally Nude, semplicemente fantastico. Anche questo morbido ma ancora meno scivoloso rispetto a quello di Astra, veramente veramente fantastico. Per quanto riguarda i gloss, non avrei mai pensato che potesse esserci così tanta differenza tra gloss e gloss prima di reinnamorarmene. Fenty Beauty ha molto amato da tanti Gloss Bomb Fenty Glow, colorazione originale, formula imbattibile, per niente appiccicoso, coprente il giusto, non troppo pigmentato, così come deve essere un gloss, effetto specchio garantito. E vi dirò che splendidi sono i gloss di Astra. Tutti e tre quelli che ho. Due sono della stessa linea, My Gloss Light and Shine, lo 02 e lo 03, uno proprio chiaro e uno proprio scuretto, e della linea Plump and Shine, lo 03, sono uno più bello dell'altro, anche questi per niente appiccicosi, fantastici sulle labbra. Ultima categoria, parliamo di rossetti liquidi, sapete che io non li amo particolarmente, ma ce ne sono due in particolare che io ho usato molto quest'anno. Uno è Grande Amore di Nabla, questo rossetto liquido stupendo, io adoro la formula di questi rossetti liquidi perché è molto elastica, morbida, magari durano un po' meno rispetto ad altri, ma neanche tanto direi. Si aderiscono molto bene alle labbra, non si spezzettano mai e questo è un colore fenomenale. Si tratta di un rosso labbra, quei colori un po' indefiniti che piacciono a me, che dà luce, è sottile, non si avverte, è stupendo. E un rossetto liquido meraviglioso è questo, anche qui di Astra, lo 07 dei Satin, quindi questo è un finish satin, non si asciuga, completamente matte ed è strepitoso, ed è questo corallo quasi fluo, semplicemente spettacolare. Io credo di aver terminato anche con i prodotti labbra, fatemi controllare. Sì, vi ho detto tutto, quindi a questo punto vi saluto per ora e o domani o dopodomani al massimo vedrete la seconda parte di questo video che parlerà dei miei preferiti per quanto riguarda occhi e unghie.